Le temperature elevatissime di questi giorni hanno causato ulteriori danni alle già precarie linee elettriche dell'area flegrea, provocando grandi disagi ai residenti e ai commercianti, in particolare nel comune di Quarto, che da settimane sono costretti a fare i conti con una corrente elettrica alternata e con tutti i problemi da essi derivanti. Ma oltre al danno, come si dice, anche la beffa, per l'aumento cospicuo e vergognoso che nonostante il disservizio i cittadini hanno avuto sulle bollette da pagare. Parliamo di residenti, ma anche di negozianti costretti a chiudere, malati di Covid, anziani completamente al buio, ospedali in tilt per la mancanza di generatori sufficientemente capaci di sostenere così un totale blackout. In un momento così delicato per la nostra economia, congiuntamente ad alcuni consiglieri comunali, di Quarto e all'onorevole Fulvio Martuscello, vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia, mi assumo l'incarico di intraprendere tutte le azioni necessarie per il blocco del pagamento delle bollette. Con l'onorevole Martuscello, da sempre attivo sul territorio regionale, abbiamo interpellato i vertici Enel del compartimento della regione Campania al fine di migliorare la qualità del servizio e di ammodernare strutture e reti da anni fatiscenti e completamente inadeguate. Non lascerò solo questo territorio flegreo e conto a breve anche di dare delle soluzioni concrete ai cittadini, auspicandomi che faccia altrettanto l'attuale amministrazione locale. Ricordiamoci che l'intera area flegrea da sola potrebbe essere, se valorizzata e sostenuta, rappresentare il motore trainante per l'intero settore turistico regionale.